Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Schnabel che vi parla dal ThinkAhead Studio, dalla regia del ThinkAhead Studio e perché sono qua. Ma sono qua per fare un commento. Allora, mi è successo questo. L'altra sera ho incontrato un artista, una cantante anche brava, di cui non farò il nome, che mi ha chiesto se io potessi aiutarla nel preparare un live insegnandole ad usare Ableton o comunque ad usare delle basi, insomma, delle basi che dinamicamente lei vuole poi usare durante il live. Ora, questa cosa mi ha fatto scattare una considerazione, che è una cosa che credo fortemente, che voglio condividere con voi, vorrei condividere soprattutto con gli artisti più giovani, quelli che vorrebbero far musica perché gli piace far musica, perché sentono di... magari facesse musica soltanto chi se lo sente veramente. Diciamo che c'è una buona percentuale di gente che fa musica che lo vuole fare perché è attratta dalle stelle, dalle stronzate. Vabbè, comunque, questo è un altro discorso. Questo video, questo mio discorso è rivolto ai ragazzi che iniziano a fare musica adesso e che purtroppo vengono coinvolti in una situazione paradossale che quando io ho iniziato a fare musica non esisteva. Paradossale perché? Perché molti ragazzi rinchiudono in studio, tra virgolette studio, perché la maggior parte degli studi in cui i ragazzi fanno musica adesso sono degli home studios, quindi hanno un computer, due casse, delle plugin e un po' di microfoni e si affidano a dei produttori, tra virgolette, produttori che raccontano un po' di cose, un po' di balle, secondo me. Perché voglio arrivare a questo discorso? Perché se una cantante mi chiede, puoi prepararmi un live e insegnarmi ad usare Ableton per usarlo nelle mie live performances, eccetera, vuol dire che questo artista non sa usare Ableton e non sa assolutamente gestire dei loop, delle basi o dei synth in una situazione live. Allora mi chiedo, se un cantante, se un artista, se un qualsiasi musicista vuole fare un disco, che oramai tutti possono fare, perché è facile farlo, perlomeno tecnicamente, se un artista vuole fare un disco e ci vuole mettere dentro dell'elettronica, perfettamente plausibile, ma perché non impara ad usarla, l'elettronica, prima di fare il disco? E non semplicemente per pigrizia, perché alla fine si tratta di questo, si affida invece a un fantomatico produttore, tra virgolette, il quale poi è la persona che sta seduta davanti al computer per tutto il tempo e spippola con i synth, con i loop, con le robe, che sa fare di queste robe, quindi mette insieme un prodotto che fa questo tipo di roba. Io mi chiedo il perché, nel senso: ma veramente credete di poter fare musica senza essere preparati a suonare quello che avete messo sul disco? Ma veramente pensate di poter affrontare un live con questo tipo di superficialità? Ma davvero credete ancora alla bolla dell'illusione che basta farsi il video a casa o il videoclip per avere successo? Ma ancora non avete capito che per arrivare dove vorreste arrivare avete da fare una strada lunghissima, che è quella del suonare dal vivo,
del suonare davanti a una, due, cinque, dieci, cento, 300, 500, 1000, 10.000 persone. Per arrivare alle 10.000 persone c'è bisogno di tanto lavoro, di tanta passione soprattutto, perché poi alla fine non è un lavoro. Se ti piace non lo fai nemmeno a controvoglia, lo fai semplicemente perché ti piace. E dunque non riesco a comprendere e perché un cantante decida di entrare in studio con uno pseudo produttore che si mette davanti al computer, gli spippola tutti i synth, le robe, eccetera, poi registra la voce del cantante o della cantante e dice: ok, questo è il prodotto, sono cazzi tuoi. Ma perché vi affidate a queste persone? Perché lavorate con persone che invece non guardano di voi i limiti e allo stesso tempo le qualità, le peculiarità? E guardando limiti e peculiarità, comprendono dove non devono andare nella produzione e dove invece possono andare, devono andare per esaltare le vostre qualità. È una cosa che veramente non comprendo. Ah, o meglio, comprendo perché viviamo, viviamo, vivete nella illusione di questa bolla mediatica in cui basta farsi il videoclip a casa per cui uno poi può fare quello che vuole. Non è così, ragazzi. Quando quando iniziate a collaborare, non dico entrare in studio, perché entrare in studio è una roba molto delicata, complicata, difficile, è completamente un altro discorso, credetemi. Ma quando vi affidate o iniziate la collaborazione con un sedicente produttore, dovreste comprendere che cosa significa produrre. Oramai è sdoganata questa narrazione, questo termine che si usa tantissimo oggi, secondo la quale il produttore è quello che spippola davanti al computer. Il produttore non è quello che spippola davanti al computer. Quello che spippola davanti al computer si chiama programmatore ed è un artista, non è il produttore. Il produttore è un'altra cosa e non ha neanche assolutamente a che vedere con la parte economica, perché il produttore, per quanto riguarda l'arte del cinema, in quel caso il produttore è chi mette i soldi, che viene chiamato anche produttore esecutivo. Vi sono diversi produttori esecutivi per un singolo film, perché ci sono diverse persone che mettono i soldi. Ma nella musica il produttore è il regista. È esattamente quello che fa il regista nel cinema. Con la differenza che mentre nel cinema gli attori non scrivono normalmente le loro parti, ma vengono scritte da uno sceneggiatore, nella musica spesso i musicisti scrivono anche le loro parti, ma non è detto perché tanti cantanti interpretano semplicemente canzoni di altri che altri hanno scritto. Quindi prima di approcciarvi a qualsiasi produttore, iniziate a capire che cosa fa un produttore e come può lavorare con voi, come può svoltarvi dal punto di vista artistico, come può aiutarvi dal punto di vista artistico e soprattutto venite fuori da questa convinzione secondo la quale il produttore è quello che spippola al computer, perché il produttore non è quello che spippola al computer, il produttore fa un'altra cosa. Ma soprattutto, prima di iniziare ad approcciarvi a voler fare un disco, un brano, un disco, che potete anche fare tranquillamente con un programmatore, va benissimo, ve lo autoproducete in termini economici. Il disco ve lo autoproducete comunque se non siete firmati per una casa discografica, ma ve lo autoproducete artisticamente, nel senso che prendete voi le decisioni artistiche che poi faranno del vostro brano quello che verrà ascoltato dagli altri. Quando vi approcciate a questo, quando volete fare un brano, quando volete fare un disco e volete mettere fuori la vostra arte, la vostra musica, una delle cose fondamentali che dovreste chiedervi è:
io cosa so fare? Se io so cantare, ma non so usare sintetizzatori o Ableton o software o roba del genere, o decido di non mettere sul mio disco quella roba, perché non mi appartiene, perché non la saprei usare, non la saprei suonare, non la saprei gestire in un live, o metto su un progetto con una persona, un musicista, che sa gestire queste cose dal vivo e lo porto insieme a me dal vivo in questo progetto. Queste sono delle domande fondamentali che bisogna chiedersi, perché altrimenti, detto molto chiaramente, la musica che tirerete fuori finirà letteralmente nella spazzatura, perché non potrete promuoverla. E ultima considerazione, non potrete promuoverla perché è falso pensare di poter promuovere la propria musica attraverso i canali mediatici, YouTube, Facebook, qualsiasi cosa esso sia. È falso. È una illusione totale. La musica, come l'arte in genere, si promuove vivendola, performandola davanti alle persone vere. Solo in quella maniera potete pensare di poter costruire una carriera valida, una carriera solida e comunicativa, perché avrete la possibilità di comunicare alla gente vera che vi viene ad ascoltare quello che volete, quello che volete comunicare. Questo è tutto, questo è quanto, e spero di non avervi annoiato con questa, chiamatela come volete, e io dal Tinkerhead Studio vi saluto, e se vi è interessato lasciate un commento, sottoscrivete il mio canale e prima o poi ci si vede in giro, ok? Arrivederci da Marco Schnabel. Ciao ciao!